Ciao, sono Nero Di Sario, benvenuti. Nel video di oggi parleremo di Sim Jacker, la nuova tecnica di attacco in grado di localizzare un cellulare inviando un SMS invisibile all'utente. Ma vediamo come funziona e di cosa si tratta. Ah, come abbiamo appena detto, si tratta di una nuova tecnica d'attacco, ma da chi è stata scoperta? È stata scoperta da una società di sicurezza, Adaptive Mobile Security, che ha reso pubblica questa informazione. Infatti, per comodità, se volete approfondire l'argomento, all'interno della descrizione del video vi ho inserito il link. Ma andiamo avanti e vediamo come avviene questo attacco. Questo attacco avviene sfruttando una vulnerabilità, tra virgolette, proprio della SIM, quindi non va a violare il sistema operativo del telefono, sia esso un sistema operativo Android o iOS, iPhone per intenderci. Ma il tutto avviene tramite la SIM, sfruttando l'interfaccia di rete utilizzata dagli operatori di rete mobile per dialogare con la SIM. Il software in questione utilizzato si chiama ST Browser ed è lo stesso installato in milioni di SIM di telefonia mobile. Questo per rendere possibile il dialogo tra la SIM e l'operatore di telefonia mobile. Ma non solo, dalla scoperta effettuata dalla società di sicurezza Adaptive Mobile Security, sfruttando questa interfaccia, sarebbe possibile inviare una stringa di comandi per localizzare un cellulare in tempo reale. Si tratterebbe di un vero e proprio allarme alla sicurezza. Utilizzando questa interfaccia, ovviamente da persone specializzate, persone competenti, è possibile localizzare la posizione di qualsiasi telefono attraverso la SIM card. Ma come ti dicevo prima, se sei interessato ad approfondire l'argomento, all'interno della descrizione del video ti lascio proprio il link diretto alla pagina web della società Adaptive Mobile Security, dove è possibile scaricare anche un file in formato PDF, dove viene illustrato in che modo è possibile effettuare l'attacco denominato SIM Jacker. Sappi anche che purtroppo per noi utenti non c'è alcuna possibilità di disattivare la ricezione di tali messaggi e non abbiamo alcun modo per accorgerci se il nostro telefono viene localizzato. Spero che in qualche modo questo video ti sia stato utile, se è così ti invito ad iscriverti al canale ad attivare le notifiche, così rimarrai aggiornato sulla pubblicazione dei prossimi video. Per oggi è tutto, ciao da Nello Di Savio, alla prossima!